You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea. A nice little note that closed with X's and O's. A sweet little tease from you to me. Ciao Germine! Allora, oggi due video di San Valentino, vi farò prima, cioè vi ho già fatto veramente tutte e due, ma caricherò prima, vedrete prima il video, insomma mi sto impappinando già, il video del makeup tutorial, che come sempre è molto molto leggero e semplice come tutti i miei trucchi. Sapete che non mi piacciono i trucchi troppo troppo forti, però ho usato un bel blush, ho messo l'illuminante, ho usato un po' di rosa, un po' di violetto sotto, ho fatto l'eyeliner, quindi ho messo un po' di eyeliner, quindi è un po' più carino e elaborato del normale, ma sempre nei miei limiti, insomma. E poi nel video dopo vedrete anche la pettinatura e come ho fatto i ricci e questa pettinatura qui, con il cuoricino che non si vede proprio tantissimo come avrei voluto, ma insomma un pochino, spero che si capisca che sia un cuoricino. Voi che ne dite? E basta, quindi adesso vi lascio al trucco e poi nel video prossimo che caricherò vedrete anche la pettinatura. E niente, spero che questo tutorial vi piaccia, io vi mando un grosso bacione. E mettete mi piace se vi va e iscrivetevi al canale, condividete il video così anche altri lo vedranno. E niente, grazie a tutte quante, un bacione! Allora, inizio mettendo un pochino di Professional su tutto il viso. Un po' qui sulle guance, un po' qui, un po' qui, un po' qui. Poi massaggio un po', così si eliminano un po' di pori. Poi metto un po' di correttore, sempre questo qui, non riesco ad aprirlo, della marca Collection, che ho comprato da Boots in Inghilterra. Ne metto un po' dove mi serve. Ne metto in abbondanza perché non voglio poi mettere fondotinta, voglio rimanere molto leggera, che comunque, almeno al mio ragazzo, il trucco non piace. Quindi per il giorno di San Valentino voglio avere sì una pelle perfetta, ma senza far vedere che sono troppo truccata, insomma. Quindi copro bene con il correttore. Poi, allora, metto un pochino di bronzer. Questo qui di Too Faced è il bronzer powder bronzante. Ed è questo qui tipo maculato, con pennellino di Vermeerals. Non metto quasi mai il bronzer io, però ne metto veramente molto molto poco perché sono molto chiara, se no si vede troppo. Adesso passiamo a fare gli occhi. Metto, dove sta, come prima cosa un pochino di primer. Questo qui è quello della Too Faced Shadow Insurance. Ne metto veramente poco perché rimane molto molto colorato, non rimane trasparente una volta applicato, rimane un po' perlescente, quindi ne metto poco, se no mi rimane tutta la palpebra mezza bianca, non mi piace. Lo sfumo bene, lo metto anche un po' qui sopra, così si cancellano le vene. Prendo la Naked 1 e con il pennellino che ci stava dentro vado a prendere un pochino di Sin, questo qui, che è un rosa molto chiaro perlescente, e lo applico su tutta la palpebra. Poi prendo il pennello di Real Techniques. Come si chiama questo pennello? Il Deluxe Crease Brush, che è un pennello da sfumatura abbastanza cicciottoso con cui mi trovo benissimo per mettere gli ombretti nella piega.
e quindi con questo pennello vado a prendere il colore Naked, sempre dalla Naked 1, e inizio a fare un pochino di sfumatura. Poi dopo vado a prendere Buck, che è sempre matte, però è leggermente più scuro, e vado a intensificare ancora di più. Adesso vado a prendere, sempre con il pennello di prima che trovate nella Naked, un pochino di Toasted, che è questo, mi avvicino sempre ma poi è fuori fuoco, un pochino di questo rosa, simile a questo che abbiamo messo prima ma un po' più scuro, sempre shimmer, e ce lo vado a picchiettare sopra al Sin che abbiamo messo prima qui, sulla palpebra mobile, per rendere un pochino più rosa il trucco. Poi con quest'altro pennellino della Real Techniques, questi viola fanno tutti parte del set occhi che ho preso da Boots in Scozia. Questo qui, piccolo piccolo, è l'Accent Brush, e con questo, così piccolino, prendo la palette Books of Shadow 4 della Urban Decay, questa è una palette un po' vecchia, tipo di 2 anni fa, e vado a mischiare questo viola qui, che si chiama Gravity. Vi dico i nomi perché può darsi che questi colori li troviate in qualche altra palette di Urban Decay, e questo qua, Gunmetal, che è una specie di grigio tendente al blu, un po' glitterato. Quindi mischio questi due e vado a fare una linea qui sotto l'occhio con questo colore. Poi giro il pennello e con la parte pulita prendo un pochino di questo ombretto minerale di MAC, che è il Mineral Mod Mineralize Eye Shadow, e lo uso tipo come illuminante per l'occhio, l'ho fatto così, vedete, e poi mischiandolo viene un bianco perlato tendente un po' a rosa, perfetto come illuminante. E con la parte pulita ne applico un po' qui al centro, sia sopra sia sotto, e vado a congiungermi con il viola, e sia un pochino qui sotto al sopracciglio. Adesso faccio una linea di eyeliner con l'eyeliner in pennarello, sempre della marca Collection, sempre l'ho preso da Boots. Sempre l'ho preso da Boots, non si dice, lo dico sempre. Non si dice. Faccio una linea abbastanza sottile con una piccola codina. Ho messo l'eyeliner, questo è il meglio che sono riuscita a fare in 3 ore. E adesso metto un pochino di mascara e utilizzo il They Are Real di Benefit. Apriti.
Ok, e il trucco degli occhi è finito. Ora finiamo il viso un pochino. Allora inizio mettendo un pochino di Gimme Brow nelle mie sopracciglia. Questo è il mascherino della Benefit per pettinare le sopracciglia. Metto un po' di blush. Oggi utilizzo il Puff the Cheek della marca Maggiolica Maggiorca, che ho acquistato in Giappone. Guardate quanto è carino questo blush. Dentro c'è la spugnetta, ma non la uso perché mi dispiace troppo di sporcarla. Poi levo la pellicolina, li tengo proprio troppo bene questi. E il blush è di questo colore. Vediamo se riesco a farvelo vedere bene, perché nel video haul non si vedeva benissimo. Guardate quanto è bello. Ha un sacco di brillantini dentro, proprio come piace a me. E lo applico con il pennellino blush, no, contour blush, contour brush della Real Techniques. È un bellissimo colore Heidi, proprio rosa rosa, come piacciono a me. Ok, e poi vado a mettere un pochino di illuminante e utilizzo questo qui di Benefit, Girl Meets Pearl. Questo è una specie di cremina, voi girate ed esce. Poi lo prendo e ne metto un po' qui, un po' qui, un po' qui. Poi adesso che ci manca? Solamente il rossetto. Utilizzo sempre questo qui che ho preso in Giappone, che è della marca Love Shuka. La scatolina era questa. E il rossettino è fatto così. C'è tutto scritto Love Shuka sulla confezione, ma non lo vedrete mai. Poi questo è il colore. Meglio se mi guardo meglio allo specchio. Ovviamente, come tutti i rossetti che piacciono a me, è leggermente trasparente, è molto cremoso, non è un rossetto matte. E poi sopra ci vado a mettere un pochino di questo gloss della Urban Decay, che sa di miele e piace tantissimo al mio ragazzo, quindi siccome questo è un trucco per San Valentino, pensiamo anche ai maschi che magari quando poi ci baciano sentono il miele, quindi gli piace. E questo è praticamente trasparente. Ok. E quindi questo qui è il trucco completo. Spero che vi piaccia. Adesso caricherò anche il video del tutorial dei capelli. E vi mando un grosso bacione. E ci vediamo al prossimo video. Ciao gemmine!